Bene a tutti ragazzi, sono Alghisis e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force. Una ruspa blocca il passaggio. Scommetto che il deposito di rottami di cui parlava Pat è poco più avanti, poco più in là. Devo cercare di spostare questa ruspa. Come la si sposta la ruspa? Parliamo di lui. Che strano, ero sicuro di averlo lasciato qui in giro. Sì? Di nuovo? Vuoi che ti presti la carta Shovelman? Beh, veramente ho perso la carta Shovelman, capisci? Sono stato messo KO da un trasgressore ieri sera e credo sia successo allora. Mi aiuti a cercarla? Allora, l'aveva persa qua, da qualche parte. È una cosa per contare l'immondizia. C'è qualcosa qui. Già riceve carta Shovel. Oh, l'hai trovata? Stupendo, credi di poter spostare quella scavatrice? Io ho da fare, puoi farlo tu per me? Yes. Ok, perfetto. In automatico. Devo fare qualcosa, premere tasti. Ok, proviamo a muoverlo. Inserimento carta show. E poi shovel o snowball? Shovel. Così vuoi che la vartalo dai piedi? Allora controllo la scavaltrice con la leva. Kerklunk. Cos'è Kerklunk? Ah, semplice. Ah, ok, perfetto. Bene. Avanti. Andiamo. Saranno di Pat di qua, di Pat qua è andato. Vado di qua, Pat. What? Hai sentito qualcosa? Cosa mi hanno tirato addosso? What? Ah, vabbè, no, sono copertone, pensavo per un pelo. Davvero un miracolo. Ora però la strada è bloccata. No, fermi un attimo. Cioè, tu quella la chiami strada bloccata? Qualche copertone che blocca la strada, tu non puoi scavalcarlo, passarci in parte? E ho come il sentore che Pat sia nei paraggi. Beh, Gio, metti il visualizzer, ok. Ah, c'è una strada onda, ok. Sembra che le aree siano collegate. Ok, attraversiamo il mondo delle onde. Cambio di DM, Giustello, sei in onda. Sì, è proprio così, non dico fermare Ray per, non dico per fermare Pat, ma dico fermare Ray perché voglio fermare solo Ray. Ok. No, non dirmi che devo riparare la strada, No, non devo mettermi lì anche a riparare la strada. Vicolo cieco. Sì che devo riparare la nostra, porca miseria. A quanto pare le onde sono distorte. E ora? Beh, la fonte deve essere qui nei paraggi. E infatti eri dentro nel satellite con le cos'è una sonda spaziale. Quel pezzo di ferro mi sembra un po' sospetto. Geo, usa l'onda, un attimo l'onda in su quello. Un attimo, solo un attimo. Ok. Che musica da... No, ma dai! Cioè, non bastava già mettermi un nemico. Mi devono anche mettere i sottonemici. Cosa c'è? Deve essere stato lui a interrompere l'onda. Ok, allora roviniamo sul divertimento. Ok ragazzi, vediamo se si può fare in un solo episodio. Questo qua dobbiamo farlo in più. Oh cielo, il conto spaziale sta crollando per colpa di quello strano intruso. Crollando? Esatto, i programmi del bulldozer sono impazziti tutti. Non rispondono a nessuno dei comandi che sto dando loro. Beep. Non possiamo riportarli alla normalità. La mia forza e quella dei miei amici potrebbe bastare a farli tornare alla normalità. Ma? Beh, quando i bulldozer sono impazziti, i miei amici sono rimasti sepolti sotto i rifiuti. Ah, perfetto, sepolti? Non li troverai solo guardando in giro. Dovrei usare questo per trovarli. E come riceve? Snarlzalve. Ok, tocca lo schermo con lo stilo per attivare il programma del sonar. Se lampeggia di blu non c'è niente, il giallo indica che sei vicino a qualcosa e il rosso indica che c'è sepolto qualcosa su quel punto. Quando capisci dov'è sepolto qualcosa, avvicinati e premi il pulsante A per di sotterraneo. Capito, ora ci provo. Non so quanto utile sia, ma uno dei miei amici stava smantellando un altro aveva buttato via una vecchia TV. Ti prego, aiutami a trovarli. Ok, ci ha dato degli indizi, però già è meglio che niente. E infatti qua c'è l'altro, ok. Oh, troppo buco.
Che kill! Wow! Ok, il primo l'abbiamo trovato. Stavo perdendo la speranza, ma mi hai salvato. Oh, l'ho trovato. Perfetto. Li abbiamo trovati tutti? Erano solo due questi qua. Sei stato tu a salvarmi? Ah, ti sono così grato. Sì, ok, abbiamo trovato tutti, bene, perfetto. Ok, venite tutti qui. Conto fino a tre. Uno, due, tre. Ah, adesso conto. Ok, ok. I rifiuti sono stati spazzati via. Allora cosa stai facendo? Megaman? Il nemico di Lord Gemini. Sapevo che era uno degli uomini di Gemini. Mi spiace, ma il tuo treno si ferma qui. Eccolo, Geo. Ricevuto. Ok, perfetto. Non c'è problema. Cioè, quello dietro... Oh, se notate c'è un cane dietro. Quello lì gli fa recuperare l'energia. Fantastico. Non mi ricordo... Sì, gli fa recuperare l'energia. Ma si è già molto visitato. Devi morire male, cane. Presto fai qualcosa prima che parli, spari, faccia qualcosa. Cico! Il potere da... Muori male, ok. Perfetto. Nemico eliminato. Chiaro, sta posto, ragazzi. Lord Gemini! Ah! Bene, perfetto. Una andata. Prossimi altri, dai, fateli sotto. Ok, sistemiamo quella strada. Sì. Ecco. Così dovrebbe andare. Bene, on out, giù. Ah, ok, la follow, perfetto. Yes. Ma allora dai, però, Ma what? Anche questa strada finisce qui. Dite che l'ho fatto apposta qui, credo. Forse un altro tentativo di bloccarci. No, scusate, c'è il mouse in mezzo. Quel pezzo di metallo sembra un po' sospetto. Geo, entraci. Ma mi devo fare anche una stradina bella per entrarci. Bello. Devo fare così. E poi ci posso entrare. Bene. Altri sotto livelli da fare. Ah! E sempre uno di questi che rompe le scatole. Un altro scagnozzo di genere. Prendiamolo e aggiustiamo la strada. Sì. Ok. Ah! I miei amici sono sotto quei rifiuti. Calmati, dimmi cosa cercare e io scaverò, promesso. Uno ama la musica e l'altro era in un posto evidente. Uno si lamentava del freddo. Ti prego, aiutami. Perfetto, uno l'ho trovato. E questo era quello che si lamentava del freddo. Mancano musica e posto evidente. Stavo perdendo la speranza, non mi hai salvato. Bene. Giuro che sei questo qua, Sclero. Perché dovrebbe essere un posto evidente? Perché? Sei stato tu a salvarmi? Ah, ti sono così grato. Perché dovrebbe essere un posto evidente? L'ho spiegato, davvero. Ah, ok, qua c'è qualcosa. Guarda. Oddio, l'ho trovato. Ho cliccato adesso. Lì. L'ho trovato subito. Grazie. Ti devo la vita. Spostiamo sto mouse. Ok, venite tutti qui. Conto fino a tre. Uno, due, tre. Ok, mi hanno sgombrato il passaggio. I rifiuti sono stati spazzati via. Mi spiace, ma la festa è finita. Mega Man, ristabilisci la strada onda, ora. Avvicinati di un solo passo e lo rimpiacerai per sempre. Andiamo, Giro. Sì. Ma io non mi avvicino, io ti sparo da lontano. Cos'è quel coso? Perché la Star Formiglia mi sembra fuori in questi momenti? No, perché è da lentissimo, però...
provare a capire il perché. Ok, mentre sei un po' lì stordito, paralizzato, non vuoi. No, 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 no! Tu brutta feccia aliena che non sei altro, vieni qua, te lo rimpiangi presto. Non so neanche che spara, ma che confuso. Dirla tutta, l'altra battaglia era andata decisamente meglio. Nemico eliminato. Bene. Ah, Lord Gemini! Ci siamo, ragazzi. Ok. Devo solo provare questo e... bene. Questo dovrebbe andare bene. Onda out, Gio. Ok, la strada è ristabilita e usiamola quindi. Perfetto. Ah, proprio usciamo così di botto? Ah, proprio... oh, sono anche qua. Va bene ragazzi, vediamo l'ultimo filmato, dopo stoppo perché Gemini lo affronteremo la prossima volta. Pazzo! Geo, sei qui? Pat, perché? Non è giusto! Stavamo così bene insieme! Oh, non è mica una relazione, E stavamo anche per diventare brother! Volevo davvero diventare tuo brother! Ma credo che ora non sia possibile! Di cosa stai parlando? Non capisco cosa vuoi dire! Non mi aspetto che tu mi capisca! È qualcosa che ho deciso io di fare! No! Vedi? L'ha detto? L'ha detto! Ora perché non la smetti? Ehi, mega! Hai portato con te la chiave di Andromeda, davvero? Credi davvero che non te la, che te la consegnerò? Certo che no! Sapevo che avrei dovuto prendertela. Pat, stai commettendo un grosso errore. Non c'è altro modo. Se non vuoi combattere, allora dammi la chiave di Andromeda. Ah, volano proprio. Le ombre, ragazzi, non si rimpiccioliscono anche. Bella fisica del gioco. Pat! Ok, sono entrati nel cyberspazio. Ma perché io non riesco mai a volare? No, sono scappati dal cyberspazio! Scappati? Amico, tu non hai capito, siamo qui per finire tutto! Ah, usano l'antenna! Madonna! Madonna! Cos'era questo il loro piano? Vogliono usare quell'antenna rotta per diffondere quelle onde. Se non facciamo qualcosa, i danni saranno più diffusi di prima. Cosa sta leggendo, una telefonata? In un momento come questo? Pronto? Geo, è terribile! Sonia, cosa succede? Sonia, mi chiamata così. È terribile, sono tutti... Bud e Zack che litrano con Luna? Non mi siete mai piaciuti, neanche a me, è vero! Prima volta che sono d'accordo su una cosa, sono tutti controllati dalle onde più o meno. Allora cosa pensi di fare? Non posso lasciare che la gente soffra, compreso Pat. Allora onda in e puntiamo verso il comodo di quell'antenna. Ok ragazzi, però andremo a affrontare Gemini nella prossima parte. Quindi se il video è piaciuto lasciate un commento, mettete un like, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Chiusa, chiusa. Quindi dove andiamo? Un ascensore. No. Un ascensore dietro una libreria, così a caso. Niente. No power. No power. No power. Dove sto? Ciao amico. Bello. Basta. Basta, finiamo qua il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi. Vabbè, dai.